protagoniste assolute. Sono le cipolle di Acquaviva delle Fonti. Ma cioè, riuscite a vedere che cosa straordinaria che sono? Sono qualcosa di incredibile, qualcosa di veramente incredibile. Queste sono ancora coltivate con sistemi tradizionali. Poi è una cosa della Puglia, quindi la Puglia è qualcosa di che ci regala sempre delle cose che sono incredibili. Sono straordinarie, queste sono cipolle, sono straordinarie per la loro dolcezza. E le voglio fare senza minimamente stravolgerle in un modo che io adoro, ovvero gratinarle in forno. Ma ho già pulite, eh? Guardate, guardate che cosa è, guardate che dimensioni incredibili. Vanno trattate anche con dovuto rispetto a queste qui. Allora, comincio a fare la ricetta. Ne ho tagliate tre, più o meno sono più o meno delle stesse dimensioni, più o meno delle stesse dimensioni. Ho dell'acqua che sta bollendo, metto un pochino di sale e ci tuffo le cipolle. Ho messo anche quasi anche troppa acqua, circa 5 minuti, dipende dalle dimensioni ovviamente, queste sono abbastanza importanti. Diciamo circa 5 minuti. Nel frattempo andiamo a preparare la panatura. Anche questa semplicissima. Prezzemolo. Questi, quando ci sono i gambetti che sono così morbidi, non le togliete, teneteli. Solo quando sono grossi vanno tolti. Poi col fatto che va in forno si cuociono anche velocemente. Uno spicchio d'aglio molto piccolino, però se non vi piace non succede assolutamente niente, potete tranquillamente non metterlo. E si mette insieme al prezzemolo. Pecorino, pangrattato. E per quanto riguarda il pangrattato, vi dico la verità, se avete del pane avanzato è quella la scelta giusta, pane avanzato. Noi non ce l'avevamo, in realtà no, devo essere onesto, dovevo portarlo io da casa, ero rimasto d'accordo che lo portavo io da casa, me ne sono dimenticato. E allora si usa il pangrattato, che va bene uguale, però il pane sbriciolato, un po' grossolano, è più buono. Altra aggiunta da fare qui, se assolutamente volete, per cui, se volete vuol dire, se lo volete mettere lo mettete, se non lo volete mettere non lo mettete. Potete aggiungere peperoncino in polvere, peperoncino secco o un peperoncino fresco, oppure non mettere niente. Ci aggiungete un pochino d'olio, un paio di cucchiai di olio. Sono passati 5 minuti, si scolano, bellissime, sono veramente bellissime. Tamponate per bene, prendo una bella teglia, metto un pochino d'olio sul fondo e ora le separo a metà e le mettiamo così. Prima metto un gocciolino d'olio, un pochino di pepe, anche questo non è obbligatorio, eh. Però credetemi, ci sta fantasticamente bene. Un pizzichino di sale, si mette sopra la panatura, col dorso di un cucchiaio oppure con le mani, distribuite un pochino meglio. Ancora un pochino d'olio sopra. Ora si va in forno. 190 gradi, forno statico. All'incirca siamo sempre sopra i 20 minuti, considerate una 25 minuti. Alla fine gli diamo anche poi un pochino di grill per farle diventare croccanti. A dopo. Sono una meraviglia. Cottura. Queste hanno cotto 20, circa 25 minuti e 3-4 minuti di grill, ma giusto per farle diventare un pochino più colorite sopra. E ora si servono, si fa un bel vassoietto, guardate che meraviglia che è, che meraviglia. Questa è proprio grandiosa questa. Piatto per la fotografia fatto, ora si passa all'assaggio. Probabilmente
come succede a me, non sarà così facile riuscire a trovare queste cipolle. Ma se ci riuscite, se in qualche modo riuscite a farvele arrivare, mangerete qualcosa di straordinario. Io devo ringraziare l'azienda agricola Iannone che me le ha mandate e che questi sono regali straordinari, ma proprio straordinari. Comunque, al di là di tutte le cose, che si fa? Si assaggia. Guardate che boccone, guardate. Oppla, no! Questi sono i disastri della vita. Questi sono i disastri, vabbè. Ma io davvero, io sono affascinato di fronte a queste cose qui. Ed è di una dolcezza questa cipolla che è. Sono praticamente senza parole. Alla prossima. No, questa cosa qui che mi è cascato, questo pezzettino, sono andato via, ma con la delusione nel cuore di aver lasciato questo pezzettino. Ah, tutti gli ingredienti li trovate su www.casapappagallo.it. C'era la ricetta con lo svolgimento e tutti gli ingredienti. Alla prossima.